ascoltasse lei, molto importante, di cui sono molto fiera e orgogliosa, per festeggiare 50 anni di attività, no? Del prestigioso esponente del cinema e dell'animazione italiana, abbiamo un premio alla carriera. Sì. Allora, consegnano Massimo Caviglia, Vincino Riccardo Mannelli e Oscar Kosulic. Oh, ma qua, il meglio della critica cinematografica, dei disegnatori, delle satirici, dove siete? Ci siete? Eccolo. Massimo Caviglia, Oscar, Vincino. Eccolo. Vincino non lo vedo dai tempi del mare. Buonasera, allora non abbiamo però ancora detto che il premio alla carriera per festeggiare i suoi 50 anni di attività va al grande Bruno Pozzetto. Bruno Pozzetto! È un grande onore per me conoscerlo. Perché c'è qualcosa a ieri morale. Oh! Che piacere! Questo è il pubblico di là. Complimenti. Dai tu. Non glielo dai in testa, però daglielo con un po' di grazia. Poi dice che noi abbiamo abolito le vallette, allora le richiamo. No. Allora, no. Mi farebbe piacere un piccolo, velocissimo commento sulla grande scuola, perché sono ragazzacci, per esempio. Io sono due ragazzacci. Io ho 8 anni quando ho visto Western Soda al cinema Fiamma di Anzio. Avevo 8 anni quando ho visto Western Soda, è stata veramente un... Ci raccontare cose brutte della tua infanzia? Western Soda! No, 8 anni al cinema di Anzio, già uno scenario triste, certo. Mi ricordo, ci siamo conosciuti. E ti ha colpito, ti ha fulminato. Perché io ho visto che in questi giorni c'è il mio direttore Repubblica, ex direttore Scarfer, che faceva il ricordo del 68. Io ho un ricordo del 68. È già brutto di che nota la tua età. Se, quello lo lascia perdere, ero piccino, avevo pantaloncini corti. E io mi vergognai una volta alla prima assemblea perché avevo detto che era andata a vedere nel 69, credo, VIP, mio fratello, Super-Uomo, e tutti, ma vai ancora a cartoni animati. Io ti ringrazio ancora di quello, guarda, sono rimasto imbecille come all'epoca, grazie a te. Perché è importante, te li hai rovinati, ma è un'imbecillità che noi rivendichiamo, è quel meraviglioso ingenuità naif. Te ne aggiungo un'altra allora, quando ero un liceale, quindi nella sai storia. Sai che ricordi più biechi di questi uomini? Ecco. Abbiamo fatto un noi il gruppo politico abbiamo fatto un cineclub al liceo Legno. Quando c'era la politica, adesso... c'era la politica, adesso non sapete cos'è. Dunque, al Legno Grigio Visconti c'è un cineclub in cui c'erano vari film, L'Alba Birmana, il film con cui abbiamo aperto è stato Il Signor Rossi. Molto coraggiosi, perché all'epoca se non aprivi con L'Alba Birmana. E sono l'unico che abbiamo doppienone, tra l'altro. Complimenti! Mi fa molto piacere essere conosciuto qui in questo ambito perché. Una delle cose a cui tengo molto è non tanto di fare disegni animati quanto di fare cinema e mi piace essere riconosciuto in un ambito che non sia proprio quello settoriale del disegno animato che purtroppo tende a rinchiudere in una certa gabbia il mondo. In Italia, perché poi invece... Sì, in effetti i miei film all'inizio andavano più all'estero che in Italia, perché non c'era nessuna distribuzione, però mi sono divertito per 50 anni, adesso tocca... passare a loro il a lui e a Diego Zucchi che è qui perché il film che credo proiettere sì, adesso, adesso lo vediamo in anteprima mondiale fammi fare un po' dopo parlo anch'io dopo? Prego no volevo solo dire che questo film è un film fatto con Rai Fiction e l'Antoniano ed è una cosa che è fatta, voi conoscete tutti le canzoni dello Zecchino d'Oro, tutte no, però insomma conoscete lo stile e devo dire che questo che vedete ha una mia supervisione ma è fatto soprattutto da loro, quindi ci tengo a far capire che stiamo passando il lavoro ai giovani e a lui e a Diego Zucchi che hanno fatto il lavoro va al merito, quindi non vuoi dire una cosa? No? Cioè, no, un gesto di assenso suggerisci un'altra cosa non ti conviene di fatto tutti questi fanno anche un po' paura no c'è un'altra cosa che ho ricordate che sono un trocco era l'ultimo lungometraggio fatto da Bruno Pozzetto è l'ultimo lungometraggio no ho un sogno nel cassetto ho un bel lungometraggio pronto
cui sono molto fiero e stiamo aspettando di trovare produttori o distributori. E qua... visto che siamo nell'ambiente giusto, parliamone, perché diciamo che è un film che... Tre parole, sai che... Deve divertire, no, tre parole, è un film bello. È un film bello. Sembra allora... che sia il massimo. Ma l'argomento? No, non lo dico. Non lo dico, non si sa. Comunque male. Riprendiamo i personaggi di Super VIP e Mini VIP, che molti conoscono, in 3D, stiamo già facendo per la Rai Fiction una serie televisiva, devo dire che stanno venendo molto bene, quindi ci credo e mi auguro che ci credano anche le persone addette ai lavori. Queste sono le grandi filiere italiane dell'artigianato meraviglioso della nostra industria. Bruno Bozzetto! Che è dedicata a Piccolo Mozart. Piccolo Mozart si intitola Amadeus e dobbiamo ringraziare per Rai Fiction. Dobbiamo ringraziare? Sì, no, no, ma no. Anche Lucio Mazzoni e Alessandro Caspoli che hanno... Questo è molto importante. È molto importante, Alessandro Caspoli e Lucio Mazzoni. Grazie. Aspetta però, mi era dato il discorso, sì. Lo devi dividere con tutti voi. Poco. Un po' sarà, un momento Sanremo, Bozzetto, si prende. Noi non li vediamo, ma sono... Premio! Questo è il suo momento. È bello, però, eh? Questo però glielo tolgo perché non è elegante. Però...